Severino, un pensiero che non ammette scorciatoie. Anzitutto, io credo si trova di fronte ad un pensiero di cui va sottolineata, come dire, l'inattualità o in qualche modo il carattere inaudito, cioè qualcosa che non abbiamo ascoltato finora. Questa istanza Severino la sottolinea lui continuamente, no? Quando dice esplicitamente che a nessuna forma di sapienza è stato dato raggiungere il punto che si manifesterebbe in questo pensiero. Cioè ci troviamo di fronte ad una pretesa, possiamo chiamarla anche così, ma nel senso etimologico del termine, una tensione pretesa di questo tipo, non niente di meno. Ora, certamente qualunque pensatore ritiene di dire qualcosa che prima non era stato detto, ma qui l'affermazione è molto forte, a nessuna forma di sapienza. Quindi siamo in una prospettiva molto diversa rispetto a quella propria di altri anche grandi pensatori dell'Otto-Novecento, diciamo successivi all'idealismo classico tedesco, in cui questo movimento di ritorno all'origine, ma all'origine come ciò che ha dato origine, all'origine del pensiero, ma come ciò che era in qualche modo il germe che ha generato il nostro pensiero, no? Anche in Nietzsche il movimento è questo, no? Io dico qualcosa di inaudito perché ritorno ad una origine del pensiero occidentale, non alla filosofia, ma alla sua origine, che per Nietzsche è qualcosa di diverso dal logos filosofico. Un autore anche italiano come Colli ha lo stesso movimento, no? La stessa dinamica, si torna ad una origine che non sarebbe stata ascoltata dallo sviluppo successivo. Quindi ascoltiamo l'origine in quanto in qualche modo tradita dallo sviluppo successivo, ma ci muoviamo sempre all'interno di quello che è il logos o il pre-logos, no? Ecco, in Severino non è così. Non è che Severino ci indichi una origine. In quest'ultimo libro questo è chiarissimo, no? Perché ritorna alla prima espressione della filosofia europea, cioè al frammento famoso di Anassimandro, e anche in quel contesto, come vedremo, proprio anche in quel contesto denuncia in qualche modo l'origine stessa del nichilismo, come lui lo intende. Cioè nessuna origine si sottrae a questo destino, nessuna sapienza finora, questo è. E così come inattuale completamente questa prospettiva, così inattuale e inaudita è quell'altra riguardante il concetto di nichilismo. Qui naturalmente Severino ha scritto migliaia di pagine sull'idea, quasi impossibile riassumerle adeguatamente. Però Gnoli prima parlava di questa differenza davvero abissale con la prospettiva di Heidegger, ha ragione. Cioè nichilismo per Heidegger, al di là di quello che si orecchia in giro per i mercati, no? Il nichilismo per Heidegger significa non prendersi cura del niente, non un'affermazione del nulla, ma non prendersi cura del niente, questo è il nichilismo. Fare del niente un nulla, questo è il nichilismo per Heidegger. Ritenere niente, la posizione del niente, nulla, qualcosa di superfluo, per cui c'è solo l'ente, c'è solo l'essente, e si dimentica totalmente la differenza. La posizione di Severino è assolutamente radicalmente opposta. La posizione di Heidegger è di estremo interesse, perché appunto denuncia e smaschera tutte le posizioni fittizie sul nichilismo come un ritenere tutto indifferente, nulla, oggetto di scambio, eccetera, eccetera. Tutte chiacchiere da mercato sul nichilismo. La posizione di Heidegger è rigorosissima teoricamente, ma esattamente opposta a quella di Severino. E non su una questione di dettagli, su una questione essenziale, cioè il concetto di nichilismo. Quindi quello di Severino è un pensiero inattuale, e questa la dice anche lunga sulla difficoltà di comunicare e trasmettere e far conoscere questo pensiero.
al di fuori di ambiti ancora purtroppo relativamente ristretti. Non è facile tradurre Severino, non è facile tradurre rendendolo traducibile, per la sua inattualità e per il suo carattere, appunto, che adesso sottolineeremo, cercherò di sottolineare sempre meglio, inaudito. E poi con questa differenza radicale rispetto appunto a Heidegger, e per la sua, quello di Severino direi veramente una gigantomachia, più che forse qualunque altro pensiero, cioè, perché il suo confronto essenziale è con i giganti della tradizione occidentale, in particolare con Aristotele e con Hegel. Questi sono i suoi metri di paragone, quelli con cui questo pensiero si confronta, intorno alla sua idea inaudita, quella che nessuna forma di sapienza sarebbe riuscita a manifestare, a fondare. Perché questo inaudito non è oggetto di fede, anzi, fede rientra completamente nell'ambito del nichilismo. Prima Antonio Agnoli parlava di questa, della differenza tra gioia e beatitudine. Differenza fondamentale. La beatitudine di certe tradizioni teologiche, anche di quella cristiana, beatitudine, resurrezione, eccetera, eccetera, sono qualcosa che avviene, che devi credere, non puoi fondare razionalmente, non puoi predicare, devi credere, è oggetto di fede, e comunque qui già ci inoltriamo a comprendere il carattere inaudito di questo pensiero, e comunque presuppone la morte, è evidente, per risorgere tu devi morire, quindi è presupposta la morte. Nell'idea di resurrezione, nell'idea di beatitudine, la morte e la gioia sono presupposti. E potrei aggiungere, e avvengono grazia, ma questo già lo diceva Hegel, no? Cosa me ne faccio di un dono? Poi lo spirito che è immortale, ma di un dono. Io sono per natura mortale, poi mi viene donata l'immortalità. Che immortalità è? Che eternità è? Ma questo già lo diceva anche Hegel. Quindi la fede rientra completamente, questo è un grandissimo problema ovviamente, no? Perché non sono certe tradizioni teologiche a opporsi continuamente, no? Da qualsiasi parte al nichilismo, e quindi la provocatorietà di questa tesi, no, queste posizioni appartengono integralmente all'ambito del nichilismo. Bisogna fare i conti con queste posizioni, non sono quelle semplici, sono piccoli, grandi scandali, impedimenti, ostacoli che un pensiero non negligente deve saper affrontare. Quindi, fondato questo pensiero, non fede, Severino insiste continuamente su questo, no? È una fondazione di che cosa? Fondazione dell'eternità dell'essente. Ma eternità dell'essente, di ciascun essente. Ma non uno qualsiasi, Aristotele direbbe, ma Severino è una follia. È una follia. Aristotele lo dice, degenerazione. L'idea che l'essente sia eterno, che l'essente sia sempre, attenzione, il greco gioca bene su questi termini, no? Che l'essente sia qualcosa di aion, aien in greco dire sempre, è la stessa radice di aion. Che l'essente abbia una vita ionica, che l'essente sia ion, stessa radice di juvenis latino, iu, una radice indoeuropea molto importante, fondamentale, che l'essente sia eternamente giovane, che l'essente sia eterno, dice Aristotele, è una follia. Eterno che cos'è? Ma è la predicazione dell'essente che è eterno, principi di non contraddizione, principi di identità, quelli non mutano mai, ma l'essente muta, si trasforma, diviene. In termini diversi, perché ci sono degli essenti, è inutile che qui ci saranno molti specialisti, prima di tutto il Severino molto più di me, ma lo ricordo così per vizi didattici. Cioè, ci sono alcuni essenti, noi, che appunto
siamo in movimento e siamo mortali. Poi ce ne sono alcuni altri che sono in movimento ma eterni, o in movimento, quindi già qui un problema. E poi ce n'è uno solo che propriamente è immobile, che è pensiero di pensiero, che è motore immobile. C'è solo quello che è eterno, non noi, non ogni essente, un essente è propriamente eterno e non in divenire. E qui, soprattutto nell'ultimo libro, Severino insiste su questo e li chiama rimedi o a volte consolazioni, cioè la nostra angoscia per l'essere mortale, e su questo voglio aprire una piccola parentesi, no? Ha richiamato costantemente nel corso della nostra tradizione filosofica, teologica, eccetera, eccetera, l'idea di rimedi a questa angoscia. Caro, sono mortale, ma tutti gli essenti sono mortali? No, ce n'è uno che non è mortale. Oppure il tutto è immortale, l'essente in generale è mortale, e chi lo sa se anche Parmenio non aveva questa idea dell'essente. Quando dice appunto quando, che è e tutti lì e tutte le, diciamo, i segni in base ai quali noi possiamo dire che è e sbarriamo la strada del non è. Aveva in mente che cosa? Il singolo essente Parmenide o ovviamente l'essente in generale? Ne discuto a lungo anche nel mio libro Laboratorio Filosofico, il Labirinto Filosofico. È un problema interpretativo fondamentale che anche Severino si pone nell'ultimo libro. E mi pare lo risolvi in questa direzione, no? Forse anche quello di Parmenide alla fine è un virgolette virgolette rimedio. Probabilmente anche di Parmenide non possiamo parlare dell'è come dell'è dell'eternità dell'essente in quanto tale del singolo essente. Quindi cerchiamo Dio è coincidenza di essere ed esistere, di essenza ed esistenza, non noi. Noi possiamo indiarci, ma fino a un certo punto. L'intelletto possibile può identificarsi con l'intelletto agente, avevano detto i grandi interpreti di Aristotele, eccetera, eccetera, gli averroisti e così via, può arrivare a quello, ma forse solo nel profeta, diceva Averroi. C'è questa prospettiva, questa ansia, no, che muove tutte le nostre tradizioni, guarda bene, no? Che nasce dalla angoscia per la mortalità dell'essente. E certamente Severino sente, perché leggere Severino alla scolastica come un formalismo eccetera, tradirlo totalmente, è chiaro che tutto questo pensiero, anche nella sua potenza, nasce da questo problema che ci assilla, che ci tormenta. Se non si comprende che questo anche l'energia, il motore che muove il pensiero di Severino, e allora lo si prende come. C'è il rischio di prenderlo appunto come tante volte viene preso ormai, no? Come in modo accademico, sterilmente accademico. È certo che c'è questo pathos che dà inizio, ma Severino ritiene che a questo pathos di aver dato risposta, che sì, ha fondato l'eternità dell'essente. Questa è l'istanza inaudita che muove questo pensiero, a partire certo da questa idea, che a guardar bene la capite nella sua realtà. È esperienza di qualunque serie esegesi delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Non c'è dubbio che c'è questa spinta, no? Che muove verso questo, chiamiamolo essente, verso questa usia, verso questa presenza, perché usia in greco non ha niente di astratto, vuol dire la presenza, parousia, la presenza dell'ente eterna in sé. E c'è questo, cioè, allora è Dio, è l'infinito onniavvolgente. Sì, dice Severino, l'infinito onniavvolgente, ma dentro questo infinito onniavvolgente eterno, questo è, che probabilmente anche quello di Parmenide, dentro questo è ci siamo noi mortali. Allora è un grande contenitore di mortalità l'eterno. E non si avverte una contraddizione, non si avverte una lacerazione. Certo, dobbiamo avvertirla questa contraddizione. Come si fa a non avvertirla? Che la nostra idea dell'eterno è soltanto l'idea di ciò che avvolge, contiene in sé, comprende in sé, dell'uno, unum, che comprende in sé appunto la totalità dei mortali. È questo l'eterno che abbiamo in testa? No, dice Severino, no. Io ho fondato l'eternità delle sue.
E allora, capite la gigantomachia? È una gigantomachia. Perché dall'altra parte c'è Aristotele e c'è Hegel. E c'è Hegel. Perché? Perché Hegel fosse quello che porta, secondo me, al limite estremo l'idea di una eternità dell'essente completamente diversa da quella di Severino. Qual è il discorso di Hegel? Il finito, l'essente, è sì nel suo divenire, diviene, certo, diviene, diviene, si trasforma, ma è sempre un trapassare, è sempre un andare in sé, da sé all'altro da sé, ma ogni posizione successiva comprende in sé la precedente. E lo spirito assoluto è l'eternità di questo trapassare in cui propriamente, a guardare bene, non si potrebbe applicare il sillogismo, chiamiamolo così, del venire dal nulla e andare dal nulla. Perché ogni momento non va nel nulla, trapassa, non muore. Trapassa e lo ritrovi perfettamente ad un livello superiore nella stazione successiva, fino a quella che ne comprende tutti, che è pensiero di pensiero, conclusione dell'enciclopedia dello spirito, citazione di Aristotele. Quindi un trapassare, non un morire, sono la stessa cosa. Vedete, in Hegel è la posizione estrema, no? Con cui a cui si affaccia e a cui si contraddice la posizione di Severino, la posizione estrema. Non è l'eternità del singolo essente propriamente, però. Tuttavia non possiamo neanche dire che sia la mortalità, la morte. Perché è esplicito in Hegel, è un dileguare che si conserva, è un superare aufheben che è bewahren, che è un ritrovare la verità della precedente posizione in quella successiva, per cui la verità di quella posizione sta nel suo di quella posizione trapassare nella successiva. E quindi Aristotele da un lato, follia pensare che l'essente, qualsiasi essente, sia eterno, sia sempre, no, l'essente to'on non è aion se non nel rimedio ultimo, chiamiamolo così. Hegel è diverso, riprende Aristotele e lo rilegge in questa chiave qui. Ma anche per Hegel sarebbe follia dire che l'essente è propriamente in quanto tale, in quanto si dà, immortale. È immortale in questa dialettica, è immortale in questo divenire. Di nuovo, confronto, gigantomachia. Aristotele e Hegel, vi basta? Sufficiente? Questi sono i confronti fondamentali. Quali sono? E quindi nichilismo, allora capite, è questa posizione, ritenere che l'essente non sia eterno, questo è ritenere che l'essente non sia eterno, ma in modo diverso rispetto ad ogni determinazione di usia soprasensibile, eccetera, eccetera, diversamente da ogni tradizione teologica e diversamente da quell'idea particolare dell'eternità dello spirito come spirito assoluto comprendente in sé ogni forma del trapassare, che è propria della concezione hegeliana di essente, e come Heidegger ha spiegato secondo me insuperabilmente, è equivale a Hegel nell'indicare che ogni essente è energia in senso aristotelico, actu, ogni essente. E qui si aprirebbe un bellissimo discorso che riprende, per capire fino a che punto Hegel in questo riprende anche una certa tradizione propria del nostro grande pensiero, uno, un certo rinascimento. Su questo ha scritto anche pagine bellissime Carlo. E allora, per concludere, perché a me interessava sottolineare per quanto posso la straordinaria importanza e necessità che un pensiero vero, speculativo vero, oggi deve trovare nel confronto, nella lettura e nel confronto con Severino, perché è un pensiero limite e il pensiero deve cacciarsi fino al limite, se no non è un pensare.
se no è saggismo, se no è letteratura, non è pensare. Pensare deve, come voleva Wittgenstein, sbattere la fronte fino a farla sanguinare contro il suo limite. E come indicherei questo punto in cui mi trovo appunto di fronte, io, ma credo molti, di fronte a questo inaudito del pensiero severiniano? Anzitutto un limite che Severino stesso ci indica. E qui c'è una dimensione molto drammatica del suo pensiero, che lo rende ancora più vivo. E cioè quale? Che questa apparizione dell'eternità dell'ente, che significa apparizione della sua totalità, certo, perché il pensiero di Severino non è mica un pensiero che annulli l'esperienza, che annulli il sensibile. L'essente è questo, essente, questo tono. Ma questo tono ci si manifesta sempre per un verso, per una faccia. Il suo manifestarsi, il suo apparire, il suo erscheinen, la sua erscheinung, come si dice in tedesco, è un'apparizione, un apparire finito, limitato. Quindi l'eternità dell'essente, e l'eternità dell'essente nella sua relazione necessaria con il tutto dell'essente nella sua relazione necessaria con il tutto, non appare. Non appare, o meglio, appare soltanto in modo formale, attraverso il discorso di Severino. Allora, e quindi appare questo, ma appare anche il nichilismo, appare anche la violenza del nichilismo, cioè quella violenza che afferma che l'ente, divenendo, è sostanzialmente niente. Ah, anche quella appare. Anche quella è l'apparire del destino, appare anche così. Il destino accoglie tutto, ripete Severino. Quindi accoglie anche la violenza, via, l'erbo in greci, no? Che è la vis latina, stessa radice, quindi via è anche vis, e cioè è forza, è energia come tale, anche la violenza del nichilismo, violenza che anche Gewalt, dicono i tedeschi, no? Gewalt è un nome doppio, per noi distinguiamo sempre violenza e potere, fino a un certo punto. Oppure ragioniamo per accostarli. In tedesco sono la stessa parola. Sono la stessa parola. Quindi Gewalt, sono anche queste stazioni, queste apparizioni sono Gewalt, sono una violenza. Come faccio a non ritenere violento l'apparire? L'apparire è violento in sé. E che vale, sta l'apparire, questa apparizione o questa forma, questa figura dello spirito, come direbbe Hegel nella terminologia, sta a potere, e potere è che vale, che è potenza e violenza. Ci può essere un apparire non violento? Un apparire è sempre un apparire, è sempre qualcosa appunto in cui certo appare anche la totalità e l'eternità dell'essente, ma in modo formale. E poi, la verità, il rapporto tra verità e linguaggio. E non sarà anche qui la radice della violenza, nel dire. Non è un'arma in sé il dire. È pensabile affermare qualcosa senza violenza, senza che valga? O la potenza del dire ha in se stessa questa violenza? Quando predico e determino qualcosa e definisco qualcosa. Comunque, quando dico che il dire indica l'incontrovertibile,
non è qui, non sono qui in una dimensione che presenta anche un elemento inevitabilmente di violenza, affermare che questo linguaggio, che è necessariamente sempre il mio linguaggio, non posso più usare un linguaggio, questo linguaggio, ho scelto, ho deciso questo linguaggio. Mi muovo all'interno di questo linguaggio che non è il linguaggio, che è questa lingua. In questa lingua indico l'incontrovertibile, ma nell'indicare l'incontrovertibile in una lingua non è implicita una dimensione di violenza, di Gewalt. Voglio che questo abbia potere, ma è una lingua decisa dalla totalità delle lingue, che ho deciso perché totalità delle lingue, tanto è un concetto totalmente astratto, perché le lingue appunto non possono essere definite all'interno di alcuna totalità. E allora, non c'è già qui quella contraddizione che emerge indirettamente nei grandi torsi classici dorici di Parmenide, quando è la dea che dice, ma nel momento stesso che la dea dice che la verità o l'incontrovertibile dice, in quel momento stesso non nasce la contraddizione tra l'incontrovertibile e le forme in cui la dea lo esprime. Ed è superabile questa contraddizione, ed è superabile questa violenza implicita nella predicazione e nell'affermazione? Ecco, su questi limiti batte la mia personale riflessione nel necessario confronto con la filosofia di Severino. Grazie. Grazie Massimo. Insomma, poi Severino avrà modo di entrare proprio su questo tema della violenza, che di solito viene ancorato poi al grande tema del nichilismo. Però darei la parola a Carosini, la cui posizione filosofica è molto, molto diversa da quella di Emanuele Severino. Insomma, c'è un punto su cui tutta la riflessione, la speculazione di Sini ha insistito, è stata questa idea che certo, l'errore ha abitato e abita l'Occidente, ma lungi dall'essere un elemento, come dire, che va eliminato, che va tolto, è un elemento con cui necessariamente occorre fare i conti. Di qui l'idea anche che le verità, ci dice Sini, sono sempre qualche cosa in transito. Insomma. Ecco, se c'è un pensiero, direi molto, molto diverso da questo punto di vista da quello severiniano, è appunto il pensiero di Carosini, quindi con interesse e curiosità ascolteremo le sue argomentazioni. Grazie. Ma una volta, mi ricordo, alla radio eravamo con Severino e a un certo punto della conversazione, non so se sei stato tu, non sono stato io, ma ci siamo guardati e abbiamo detto siamo esattamente l'opposto e quindi dobbiamo andare insieme perché questo aiuta naturalmente. Ecco, io però, come dire, mi sento molto più vicino in realtà ai problemi quantomeno che questo libro di cui stiamo parlando dica, solleva, e cercherò di mostrarlo, anche se molte cose già Massimo Cacciari ha detto e Antonio Gnoli anche. Beh, anzitutto entrambi hanno notato una cosa che va ripetuta e ribadita perché fa onore alla cultura italiana nel mondo. Nel mondo non ce ne sono molti che possono stare a pari di Severino nel dialogo con i filosofi, con la filosofia, no? Veramente, veramente non saprei chi, ecco. E questa è una grandissima lezione che andrebbe, come dire, diffusa di più, come diceva bene Cacciari. Ed è vero che Dicche
recupera tutto il cammino, se posso dire così, di Severino, ritornando ad un punto fondamentale, cioè il nichilismo, letto nella sua origine, nel suo inizio. Ecco, Cacciari è il maestro dell'inizio qui tra di noi, no? E Severino a sua volta pone la questione dell'origine andando a prendere quel frammento famoso di Anassimandro, e io credo attraverso il percorso del libro rovesciandolo completamente, con certa difficoltà anche naturalmente, e se posso dire qui, perché qui insomma dobbiamo cercare di intenderci con parole un po' semplificate, chiediamo scusa all'autore naturalmente, no? Diciamo che se nel frammento di Anassimandro emergono alcune cose come il polemos, su cui tanto ha riflettuto anche Massimo Cacciari, il tempo e l'ingiustizia e la giustizia, ecco, direi che Severino capovolge completamente tutti questi termini e in qualche modo li conserva. Ecco, questa è la cosa straordinaria, io credo, di questo libro, che non si tratta di una opposizione al nichilismo, è troppo facile, troppo semplice leggere così, è una trasvalutazione, se usiamo questo termine nicciano, una trasvalutazione del nichilismo, per cui anche il nichilismo è accolto nella sua giustizia. È un'operazione incredibile, no? Anche il nichilismo, anche il non essere, anche il male, la fantasia o l'opinione del niente assoluto, del nihilo assoluto, ma tutto questo non è superato perché è lasciato dietro le spalle, è superato perché, come diceva Massimo Cacciari, è rifuso in oltre, c'è l'oltre alla fine del libro, c'è il problema dell'oltre, se vedi. E qui sarebbe molto interessante, se fossimo in una sede di seminario, diciamo così, più raccolto, veramente un esame di quanto Hegel c'è in tutto ciò e di quanto invece non c'è, insomma, no? Di quanto c'è diverso da Hegel. Ricordo che Hegel è colui che scrive che la morte è una pura fantasia, insomma, una pura, Allora, dopo questo esordio, insomma, che vuole riconoscere il grande magistero di Severino, cerchiamo di mettere a fuoco alcuni punti che forse ci aiutano a riflettere sulle questioni che già sono emerse prima di me. La prima questione certamente è quella della morte. Questa è decisiva. Cioè, nel momento in cui Severino dice nessuno dei saperi sin qui ascoltati o elaborati è in grado di cogliere il destino della necessità, dice una cosa, a prima vista i filosofi sembra che dicano delle eresie, no? Come Hegel che entrava in classe e diceva: non crediate mica, cari ragazzi, che io sia un filosofo, io sono la filosofia. Naturalmente chiunque, appunto, no? Sorridiamo, ma c'è poco da sorridere, cioè o è la filosofia o è un ciarlatano. Questo è il punto, no? Cioè non vale la pena di ascoltarlo, no? Andate al cinema, perché venite a ascoltare me? La scommessa di un filosofo è di essere la filosofia, non di essere uno che ha delle opinioni sulla filosofia. E allora la sostanza della posizione che ha ricordato così bene Cacciari e che in questo libro rifulge pienamente è che stabilire che tutte le sapienze umane non hanno colto, non sono in grado di cogliere il pensiero della necessità, significa semplicemente dire che tutti i saperi umani, tutti i saperi in qualunque modo declinati, religiosi, scientifici, filosofici, letterari, poetici, nascono tutti dall'evidenza della morte, se è un'evidenza. Hegel diceva di no. E in questo Hegel è ancora con noi, eh? Solo in questo si potrebbe dire Hegel è ancora con noi, perché dobbiamo farla finita con la morte. Ecco, e questo è il punto nel quale io mi sento, come dire, vicinissimo a Severino, no? Dobbiamo farla finita con questo sapere che nasce esclusivamente sulla base della fantasia e della fede nella morte. Lenticidio, dice Severino. Lenticidio. Ma Cacciari ha usato una immagine bellissima, no? Questa totalità del Dio vivente che è piena di morti. È un po' preoccupante, no? È un po' preoccupante. Già lì poi le questioni teologiche, lasciamole da parte, si potrebbe certamente obiettare tanto,
Ma perché io insisto moltissimo sulla questione della morte in quanto è un sapere? Ma è una cosa così semplice, tradizionale, è la questione di Epicuro, no? Ma quando la incontri la morte? Ma quando c'è la morte? Se ci sei tu non c'è la morte. E posto che ci sia la morte, tu stai tranquillo, non ci sei. Quindi la morte è un sapere, non un'esperienza. E questo è il fatto fondamentale. Non è vero che le cose muoiono. Dobbiamo aggiustare la lingua, il vocabolario, no? Dobbiamo capire cos'è il divenire delle cose. Questo è il grande compito della filosofia. Aristotele non ha fatto altro che cercare di capire cos'è il divenire delle cose. Però certo è vero che tutti i saperi sin qui conosciuti su questo pianeta sono partiti dalla supposta evidenza della morte, dal terrore della morte, dall'angoscia della morte, dal bisogno della vita eterna. Tutti sono medicamenti che promettono la vita eterna, e promessa che hanno senso se si è assolutamente convinti della morte. Ora, perché il pensiero della morte è scandaloso? Anche se è così radicato in noi, antropologicamente, diciamo, alla buona, così, talmente radicato in noi che ci sembra evidentissimo. Dice, come se sono andato a un funerale stamattina. No, che cosa è scandaloso in realtà nel pensiero della morte? Ma direi questo, Severino lo dice con una chiarezza, tutta la vita che lo dice, ha ragione Cacciari a dire che non sempre ha ascoltato come meriterebbe, lo dice semplicissimamente. Se c'è l'esistente è. Ma avete idea che ciò che è esistente possa anche non essere esistente? Ma diciamolo alla buona, una volta che noi siamo nel mondo, potete pensare che il mondo non ci sia. Anche questo pensiero fa parte del mondo. E questa notazione è molto severiniana. Anche questa supposizione, anche la supposizione che questo mondo è finito, la battaglia disperata è assolutamente perdente di Leibniz contro Spinoza, la contingenza del mondo, dove il pensiero della contingenza è un pensiero del mondo, no, non è un pensiero che fuori dal mondo metti il mondo da una parte e la verità dall'altra e dice, un po', no? Se il mondo è eterno o non eterno, non è che noi possiamo decidere se il mondo è eterno o non eterno, ma siamo già nel che è eterno. Su questo non ci possono essere dubbi se una persona ha il coraggio di pensare a quello che dice, di pensare a quello che sperimenta, dove mai lo sperimenta, dove mai le cose accadono se non nella loro, diciamo, eterna necessità di essere. E allora è chiaro che in una visione di questo tipo, chiamiamola visione, perché non è un semplicemente un ragionamento, io avevo disegnato delle pagine, ma se mi metto a leggere facciamo troppo tardi. In questo libro si dice una cosa per me importantissima, perché erano dei punti sui quali io non capivo Severino e probabilmente lui non capiva me quando gli facevo la domanda. Severino dice chiaramente che il fondamento della sua filosofia, della sua visione, dicevo per intenderci, non è affatto il principio di non contraddizione. Questo è bellissimo. Questo è molto, il principio di non contraddizione con l'aristotelico che ricordava che Cacciari è certamente una cosa importante per indicare, diciamo così, la consistenza dell'ente o del discorso sull'ente, ma non è qui che si radica la visione dell'eternità dell'essente. La visione dell'eternità dell'essente non è un ragionamentino, non è un pensierino, diciamo di più. Ci sono pagine molto belle in questo libro. Secondo me sono le più belle per chi ha seguito l'itinerario di Severino per capire meglio certe cose sue, pagine molto belle che sono relative a quello che lui chiama il significato. E quando lui parla del significato dice, attenzione, non sto dicendo semplicemente il significato linguistico, ma il significato come qualsivoglia determinazione di ciò che è. Qualsivoglia determinazione. E allora comincia a disegnarsi, no, lo spettacolo, ma qualcosa mi devo leggere perché è troppo bello. Aspettate un attimo, allora. Saltiamo tutta la questione con Heidegger, che già è stata toccata, molto interessante. Severino ha il coraggio di dire, e io lo trovo assolutamente fondato quello che dice, anche in confronto di una
personalità certamente di tutto rilievo come quella heideggeriana, che tutta la posizione heideggeriana è relativa alla storia e quindi alla lettura del nichilismo come Geschichte, certo non historie, ma come storia, come tempo, è assolutamente infondata. È assolutamente infondata. È filosoficamente non assolutamente difendibile, così come quando Heidegger polemizza sulla traduzione dei termini greci, no? Dicendo che i termini greci sono mal tradotti, non li abbiamo capiti, e Severino gli obietta, sì va bene, ma è la tua lingua, allora perché invece sarebbe più vera della traduzione dei termini greci? Come te la metti con la lingua? Ecco, attraverso, non mi fermo su questo, è troppo anche complicato entrare in questo dialogo con Heidegger, ma di qui si passa proprio poche pagine dopo alla questione del significato. E qui, ecco, devo dire, mi si sono chiarite tante cose che mi rendevano difficile la comprensione della posizione di Severino. Dice l'Occidente è la progressiva dominazione della fede che gli essetti, i significati, questo se qua, alcuni nostri colleghi di filosofia del linguaggio capissero questo passaggio saremmo tutti felici, li aspettiamo nel prossimo millennio. L'Occidente è la progressiva dominazione della fede che gli essenti, cioè i significati, cosa sono gli essenti se non i significati? Escono dal loro non essere, cioè non significare, e vi ritornano. Questa fede è l'essenza del nichilismo. Il nichilismo è l'essente, il significato, che consiste nella fede del diventare altro da parte dei significati, degli essenti. Punto a capo. E qui veramente c'è un salto, un volo del pensiero. Il significato è l'originario. E allora ci siamo. Se tu cominci a capire così, allora il pensiero fluisce. Il significato è l'originario, in principio è il significato è l'originario poiché adesso non si accede né è possibile uscirne e perciò il significato è eterno. Capite? Da dove partiamo per entrare nel significato? Dall'insignificante? Questo in certo modo è ancora Hegel, per certi versi si potrebbe trovare un collegamento con Hegel, quando Hegel ti dice ma guarda che non c'è un metodo che va verso la verità, perché il metodo o è già nella verità o è falso, evidentemente, no? Non la raggiungerà mai. Quindi il significato è primordiale, è primario, è la firstness, the purse, eccetera. Esso, sia in quanto dimensione totale del significato, sia in quanto significato, e pertanto in quanto è un significato qualsiasi, è eterno. Ecco, queste tre linee sono il nucleo di tutta la faccenda. Il significato è eterno, non si entra nel significato. Come pensi sei nel significato, come incontri l'ente e incontri un significato, eccetera, eccetera. Non si entra nel significato, non si esce dal significato, non c'è la vita prima del significato e la morte dopo il significato, e però il significato è ogni significato. Perché se non è ogni significato, che significato è? Qui diventa difficile. Qui la cosa diventa davvero complessa. Cioè questo è il punto col quale Severino combatte da tutta la vita, no? Col quale cerca di convincerci, e magari delle volte mi dispiace dirlo con scarsa nostra adeguata attenzione, mi metto io per il primo, no? Cerca di convincerci, cercando però un'operazione che è indubbiamente audace. Allora vado verso la fine di questa cavalcata rapida che devo fare. Ecco, c'è una struttura originaria del significato che sono segnato qui. Questa struttura originaria del significato è in relazione con la struttura originaria del destino. È in relazione, lo chiedo, mi pare evidente che lo sia, no? Se ho letto giustamente. Cosa significa? Significa che il destino, quello che prima indicavamo come la impossibilità di ridurre a nulla quel che c'è, perché c'è, e quindi se c'è è in una, come dire, indistruttibile evidenza, presenza, imminenza,
Questo è un pensiero dell'immanenza totale, senza essere un pensiero banalmente immanente o banalmente panteistico o cose di questo genere. Quindi se c'è una totalità del destino, che è la totalità della necessità, che tutto quello che c'è sia, come la mettiamo con la struttura originaria del significato che è anche ogni significato? Come relazioniamo queste due cose? Una che dice è necessario che ci sia tutto, persino il suo contrario, come si ricordava poc'anzi da parte di Cacciari, che diceva anche il nichilismo ha diritto di esistenza, anche il pensiero del nichilismo, anche il fatto che io faccia un'obiezione all'amico Severino, anche questa stupidaggine ha diritto di esistenza, no? Ecco, come si coniugano questi due interi, che poi giustamente Severino nota non possono essere due, perché non ci possono essere due interi. Pensiero già filosofiano, cioè non ci possono essere due sostanze. Il primo libro dell'Etica, avete presente, cammina, cammina, sembra di capire all'inizio che ci sono tante sostanze, e poi alla fine del primo libro Spinoza ti fa una risata in faccia, ma come, non avevi capito, ce n'è una di sostanza, Non è che ce ne possono essere due tante, no? Ecco. Bene, come si mettono insieme? Come si distinguono e non si distinguono? E come questo loro non distinguersi è già un distinguersi? Perché questa, diciamo, la vertigine a cui ci portano le pagine di Severino, questa bisogna arrivare a... Naturalmente non si possono leggere queste frasi, me ne sono appuntate, perché queste frasi, appunto, si possono solo leggere, non si possono dire in pubblico, perché uno dice, ma siete matti voi filosofi? No, bisogna leggerle con calma, studiarle bene, magari prendere qualche appunto, sapendo che anche lui finisce nell'eterno apparire, no? Del destino. Ecco, come si coniugano? Io direi che la cosa arriva al punto estremo nel paragrafo 9 del terzo capitolo della parte terza, che si intitola Riguardando il percorso, che per certi versi converrebbe leggere prima, no? Cioè uno gli dà un'occhiata prima, poi torna indietro, perché lì è tutto molto più fluidamente spiegato e secondo me si capisce meglio da lì e tornando indietro. Ma i libri di filosofia sono fatti tutti così. La filologia dello spirito è costruita esattamente così, come diceva Massimo Cacciari, cioè tu devi arrivare a sapere assoluto per sapere cos'era la prima figura, perché solo lì lo sai, insomma, no? Se stai alla prima figura sei nella via dell'apparenza e dell'inganno, sei nell'itinerario in crucis, insomma, no? Ecco, qui nel paragrafo 9 la cosa arriva, diciamo così, di fronte al puro volto del destino, dove si cerca di mostrare come sopraggiungono gli eterni. Guardate, sopraggiungono. È ovvio che se io dico sopraggiungono non va tanto bene, no? Perché sopraggiungono e sono. Se sono eterni non sopraggiungono soltanto, però sopraggiungono anche. Ecco, leggiamoci queste poche righe, poi dopo andiamo a casa a meditare. Direi sono abbastanza decisive. Eccole qua. Dice Severino, l'apparire infinito del destino è l'apparire della totalità degli esseri, cioè degli eterni, l'esistente che è. Pensiero estremamente abissale, tutto ciò che è che appare come tutto ciò che è, e qui è detto appunto apparire degli eterni, quindi anche del mondo finito. È chiaro, se appare tutto ciò che è, appare anche questo microfono, no? Appare anche questo istante, dove che sono significati, no? Dove è molto difficile dire chi taglia i significati, no? Chi fa distinzione tra la mia mano, il microfono, eccetera eccetera, però ci devono stare tutti. Io questo lo obiettavo a Severino a Napoli, mi ricordo tanti anni fa, non se lo ricordo di sicuro, anche perché disse che aveva un aereo che lo aspettava e quindi la cosa finì lì. Io gli dicevo, ma questo dividere non è a sua volta qualcosa? È come lo distingui? Non è quindi in contraddizione con l'eternità dell'ente, perché è un ente che delimita l'ente? Ma non avevo capito bene, si vede, perché lui mi risponderebbe, adesso ho di fronte l'autore, quindi se non è così mi può
illuminare, lui risponderebbe: ma certo, ma hai ragione, ma anche quello che divide è un ente, certo, ma non puoi mai determinare quale ente. Cioè, io devo dire ogni ente, ma non posso dire, cioè, dimmi. In questo alcuni esempi di Severino mi hanno traviato, devo dire, no? Quando lui parlava del ciocco, del pezzo di legno che poi diventa, del pezzo di legno che diventa fumo, che lo metti dentro al camino, dice prima c'era il pezzo di legno, poi non c'è più, è andato in fumo, no? Non è vero. Io avevo molte difficoltà a seguire questa cosa, lo confesso. Adesso capisco meglio, se è vero che capisco meglio. Non interessa che tu decida quale di questi momenti dell'ente è l'ente eterno, perché anche questo decidere l'ente eterno, l'essenziale è che tu sia di fronte al pensiero che ogni cosa, ogni minima cosa, anche la più piccola, anche quella che gira nel CERN di Ginevra dentro l'acceleratore di particelle, le quantità subatomiche, anche queste sono eterne. Il problema però è come le mantieni nella loro differenza dall'apparire degli eterni, e questo è il punto che vi voglio leggere. Dice quindi: gli essenti, gli eterni, quindi anche del mondo finito in cui il destino appare nei propri cerchi finiti e nel modo in cui essi sopraggiungono, cioè la terra e l'isolamento della terra dal destino, il modo, vi prego di prendere nota di questa parola. Al contenuto dell'apparire infinito appartiene il non sopraggiungente apparire del sopraggiungere. Ecco qui, se naturalmente uno dice, aspetta che vado a casa. Al contenuto dell'apparire infinito appartiene il non sopraggiungente apparire del sopraggiungere degli eterni nell'infinito. Sembra difficile, e invece è semplicissimo quello che sta dicendo. Provo a ridirlo, poi facciamo una scommessa insieme. Allora, apparire degli eterni che sopraggiungono nel finito questa terra desolata, come potremmo dire, no? Un'espressione. Sopraggiungere degli eterni in questo finito, ma allora in questo finito il loro sopraggiungere è insieme un non sopraggiungere, in quanto sopraggiunge nel finito. E quindi sopraggiunge e non sopraggiunge, le due cose vanno tenute insieme, le devo vedere insieme. In quanto l'Eterno, diciamo così, è come il manto della Madonna per i raccomandati, avete presente quelle pitture famose, no? La Madonna c'è un grande manto costellato, dentro stanno tutti coloro che predicano, cioè salvaci, eccetera. Bene, arriva, sopraggiunge l'Eterno, l'Eterno sopraggiunge ma si dà a vedere nella terra finita. E quindi in questo senso non sopraggiunge come terra finita, ma come sopraggiunge allora? Ecco, si dice subito dopo una cosa importante. Al contenuto dell'apparire infinito appartiene il non sopraggiungente apparire del sopraggiungere, non si vede questo apparire, degli eterni nel finito, ossia appartiene l'apparire del modo in cui l'infinito appare nel finito, gli appartiene, perché in quanto apparire di quel finito che è il sopraggiungere, anche il non sopraggiungente apparire del sopraggiungere è un finito che appunto appartiene al contenuto dell'apparire infinito. Bisogna tirare un respiro. La cosa è chiara, e voi direte: ma come? No, la cosa è chiara. No. Proviamo a dirla, semplificandola un po', se Severino mi perdonerà. Proviamo a dirla. C'è la totalità degli immortali, degli eterni, scusate. C'è la totalità degli eterni. La totalità degli eterni significa che tutte le cose, ogni significato, in quanto è eterno, va bene? Però non è che noi vediamo, e questa è la cosa che mi piace di più, non è che noi vediamo la totalità degli eterni e poi dentro la totalità degli eterni, appunto dentro il manto della Madonna, il Duca di Urbino che prega la Madonna che gli doni l'eternità. No, noi non vediamo questo, noi vediamo il Duca di Urbino, noi vediamo in particolare, noi vediamo il sopraggiungere degli eterni nel modo della sua apparizione.
E quindi vediamo tante cose contemporaneamente, cioè vediamo questo sopraggiungere nella parte, nel modo, diciamo meglio, parte non va bene, nel modo, questo sopraggiungere, che è anche un non sopraggiungere, perché in quanto sopraggiunge nel modo, non si dà a vedere come l'Eterno che sopraggiunge. E però l'Eterno che sopraggiunge è così che sopraggiunge, non è che sopraggiunge in un altro modo, se no non avremmo salvato e non avremmo compreso l'assoluta necessità della comprensione dell'esistente singolo come esistente, singolo lasciamo tra parentesi, dell'esistente. Allora, di qui io adesso mi fermo subito, non abbiate paura, c'erano altre righe terribili, ma... Allora, la mia domanda è questa, e so benissimo che è una semplificazione, che su questo dovremmo ragionare molto, ma forse aiuta tutti noi qui presenti, perché è un riferimento di storia della filosofia comunemente intesa. Che rapporto c'è tra questa visione? Teniamoci, Severino ha ragione, parla di visione, parla di qualche cosa che non è una fede, che è incontrovertibile, ma che nello stesso tempo non si riduce ad una semplice dimostrazione logica, è ben altro, no? È ben altro quello, ed è un compito dell'oltre filosofia, se si può dire così. Ecco, in che modo risuonano qui parole come modo, come eterno, che a me personalmente richiamano facilmente, faccio facilmente un confronto con Spinoza. Spinoza, se ne ho capito qualche cosa, ha esattamente lo stesso problema, cioè dimostrare che la totalità della natura o di Dio, non importa che nome useremo, è eterna, ma è eterna nei suoi modi. E lì c'è una questione di esegesi spinoziana eterna a sua volta, che non finisce mai, insomma. Che io scioglierei così, ma mi pare chiaro che per Spinoza la sostanza, cioè quello che è il tutto del destino, come nel tuo linguaggio, la sostanza non è una cosa. Molto semplicemente la sostanza non è una cosa, ma bisogna aggiungere che i modi non sono sostanze. A questo punto bisogna però capire come qualcosa che non è una cosa in certo modo è tutte le cose, cioè sta in tutti i modi. Tutti i modi sono la sostanza, non è che ci sia una differenza ovviamente in Spinoza tra la sostanza e i modi. Addirittura all'inizio non c'erano neanche gli attributi, allora la prima versione dell'etica salta gli attributi, va subito ai modi, e ha ragione, poi gli attributi sono un certo modo di organizzare i modi e il pensiero. Quindi il problema di Spinoza è come la totalità di ciò che è possa nel contempo manifestarsi come la transitorietà del modo. Qui userei transitorietà non in un senso polemico nei tuoi confronti, per ostinazione stupida mia, ma transitorietà proprio nel senso che diceva Cacciari, cioè il trapasso, no? Il passaggio per cui il modo è ciò che nella sua natura eternamente geometrica, nella sua necessità e libertà, la sostanza, come dire, attraversa e porta con sé. Certo, con Spinoza però, come dire, il problema è difficilmente risolubile, no? Il problema lo sappiamo tutti, non è così semplice, perché secondo me è risolubile soltanto se ti metti dal punto di vista del modo. Cioè se tu dici, e questa è l'opinione che il modo si fa della sua eterna esistenza. Ma io non credo affatto che tu non ti vieni ad una simile soluzione. E quindi, grazie a Dio, c'è ancora una differenza tra noi due. Grazie. Allora sentiamo rapidamente e qualche minuto insomma quello che ti necessita per fare una argomentazione, come dire, sia di risposta a Carlo Sini, che mi pare molto, come dire, acutamente
ha posto poi un problema classico poi della filosofia, no? Dobbiamo dire del lume, del molteplice, insomma, in qualche modo. E io direi anche la questione posta in maniera molto, molto, molto forte da Cacciari sul tema della violenza, il linguaggio e la violenza, che è una declinazione completamente diversa da quella del, mi sembra, proposta da, persianamente da Carlo Sini sul tema del significato. Cioè, sembra quasi un dissidio, un'idea di apparire quasi naturale, insomma, in qualche modo. Carlo origine stessa del modo di pensare, c'è il significato. C'è un po' di materiale su cui riflettere. Dai, vai. Loro comprendono come in questo momento il mio atteggiamento dominante sia la gratitudine, e quindi devo fare un piccolo preambolo che però non è per niente convenzionale. Gratitudine per il Teatro Franco Parenti che ha avuto questa iniziativa, gratitudine per la mia casa editrice, la Delphi, che si è associata a questa iniziativa, e gratitudine per chi ha parlato qui oggi lasciandomi stasera, lasciandomi ammirato, incominciando da Agnola, dall'amico Agnoli, e poi da Cacciari, e poi da Carlo Sini. E vorrei aggiungere anche che sì, accetto questo omaggio, ma è un omaggio che si deve fare anche ai qui presenti, quindi l'omaggio è rivolto a tutti coloro che sono qui sul palco e che meritano altrettanto un riconoscimento come quello che loro hanno avuto l'amabilità di rivolgermi. Una terza osservazione è il sentimento di ammirazione che ho per, in occasione di questo genere, e quasi di invidia, per la magnanimità e generosità di chi parla in qualche modo sulle mie cose, non solo con la chiarezza che abbiamo sentito, la profondità che abbiamo sentito, ma anche con appunto la magnanimità che si addice alle persone superiori. Non so se ho dimenticato qualche elemento di ringraziamento, ma nell'intenzione c'è quella di rivolgersi a tutti coloro che più o meno direttamente hanno contribuito a questa serata. Allora, le considerazioni sia di Gnoli, sia di Massimo Cacciari, sia di Carlo Sini sono estremamente sollecitanti, quindi io potrò soltanto spiluccare qualcosa di quello che è stato avanzato. E vorrei subito dire che con la parola destino si intende ciò che sta, perché destino è costruito sulla radice stare, e intendo la parola destino non come un de che indica la provenienza, ma come un intensificativo, così come il latino dice de amare, dice di vincere, che non vuol dire amare o vincere provenendo da, ma amare molto e vincere molto. Allora, destino indica l'apertura di ciò che né uomini né dei né cambiamento di epoche possono variare. Detto questo, è importante recepire tutto quanto è stato così acutamente indicato prima, in questo modo, che cioè ognuno di noi è l'apparire del destino, non qualcuno che magari si chiama come sottoscritto l'inventore
di un contenuto che deve passare dalla mia testa a quella degli altri. Ognuno di noi è l'apparire del destino. Un apparire del destino che è contrastato dalla convinzione in cui consiste l'intera sapienza dell'Occidente e ormai del pianeta. Stasera non avevo parlato dei risvolti di attualità che a me interessano molto. C'è stato un accenno molto interessante a quello che ha detto Massimo Perciani a proposito della fede. La gran questione è l'uomo. È soltanto destinato, è destinato soltanto ad essere un fedele, dove per fede intendo non soltanto la fede religiosa, ma ogni tipo di atteggiamento che vuole che il mondo abbia un certo senso e non un altro. Fede nel senso più ampio. Allora, l'uomo è destinato ad essere un fedele o noi non siamo piuttosto destinati a qualche cosa di essenzialmente più alto? E allora, siccome qui, come diceva giustamente sia Massimo Cacciari sia Carlo Sini, possiamo soltanto accennare alle tesi, non scendere alla giustificazione delle tesi, e allora enuncerei questa tesi: non solo il destino è presente in ognuno che dica io, ma il destino è l'aver già da sempre oltrepassato il nostro crederci uomini, e quindi il destino è il nostro essere già da sempre oltre l'uomo. Nietzsche credeva che l'oltre uomo fosse una meta da raggiungere attraverso un divenire, un processo. No, noi siamo già da sempre oltre l'uomo, e quindi, chiedendo scusa a chi ha convinzioni religiose e che, sentendo quanto vado dicendo, può restare corrucciato, diciamo così, non solo noi siamo già da sempre oltre l'uomo, ma siamo già da sempre oltre Dio. Ecco, questo era per sottolineare come il contenuto al quale così lucidamente e in modo pertinente si sono riferiti i miei illustri colleghi non sia una specie di, appunto, visione di un individuo che abbia ad essere trasmessa, ma è qualcosa di, mi sto ripetendo, è qualcosa di già da sempre presente e che costituisce il nostro essere eterno apparire della verità. Una seconda osservazione farei a proposito dello stupore che può sorgere in molti, perché il clima dominante oggi è quello di un rifiuto della verità definitiva. Lo si dà per scontato, è un rifiuto che avviene innanzitutto in campo filosofico, ma poi anche in campo scientifico. Gli esempi in cui la scienza ha deposto la primitiva pretesa di essere episteme della verità, episteme tessa lezeias, e questa pretesa non è più accettata, non è più condivisa dal sapere scientifico, che riconosce il proprio carattere ipotetico falsificabile. Ebbene, l'atteggiamento dell'uomo è quello di essere destinato alla fede oppure all'incontrovertibile. E allora dicevo, ci si può stupire per il fatto che in un clima in cui ovunque, innanzitutto nella cultura anglosassone, ma poi direi anche nell'amico Carlo Sini,
insomma si guarda con sospetto un discorso che, come citava prima Massimo Gaggiari, ha l'audacia di proclamare la propria incontrovertibilità. E come mai? E qui due parole vanno usate, vanno impiegate. Perché è inevitabile che si sia arrivati a questo rifiuto della verità definitiva e quindi di un che, di un'esistenza definitiva, quel privilegiato di cui parlava prima Massimo Cacciari, quell'eterno privilegiato di cui parlava Massimo Cacciari? Perché se noi interpretiamo il divenire delle cose come creazione, loro creazione e loro annientamento, no? Allora è inevitabile che si addivenga alla negazione di ogni eterno e di ogni verità assoluta, è inevitabile che si arrivi all'enunciazione della morte di Dio. Su questa inevitabilità invito spesso gli amici, mi pare di aver invitato anche te, su questa inevitabilità bisogna riflettere, perché, ecco, tanto per fare un esempio, il nemico autentico della Chiesa Cattolica non è tanto il relativismo che lascia il tempo che trova dal punto di vista della sua consistenza concettuale, ma è quel processo che si accorge che se esiste il divenire inteso come creazione e annientamento, allora un Dio annienta il divenire, quel divenire che invece per tutti noi, abitatori dell'Occidente, è l'evidenza assoluta, inevitabile, mentre la tradizione dice il divenire può esistere solo se esiste un Dio immutabile. Il sottosuolo del pensiero filosofico degli ultimi 200 anni mostra che se esiste un eterno è impossibile che esista il divenire delle cose. Una quarta osservazione prima di dire qualcosa che sarà sempre inadeguata rispetto alla pertinenza con cui prima si è parlato, una quarta osservazione potrebbe essere questa. Il divenire inteso come annientamento non può apparire. Non è un, direbbero quelli che usano un altro linguaggio, non è un contenuto d'esperienza. Accenno soltanto a questo punto. E se qualcosa diventa niente, non è possibile che l'esperienza dica che ne è di quel qualcosa che, diventando niente, è uscito dall'esperienza. L'esperienza in questo caso è come il cielo. Io mi tratterrò a un livello molto più basso di quello che è stato toccato da chi ha parlato prima. L'esperienza è come il cielo. Ecco, noi diciamo che il sole percorre la volta celeste e poi tramonta. Avrebbe senso se noi domandassimo al cielo che ne è del sole quando è tramontato? Il cielo risponderebbe dicendo: non so niente, io ti mostro il sole nel suo tragitto, ma che ne sia di esso quando non è più dentro di me, parla il cielo, che ne sia di esso, io non te lo posso dire. Allora, la tesi di cui e la filosofia, e la scienza, e la religione, e la politica, e ogni atteggiamento pratico culturale dell'Occidente sono convinti,
Ecco, questa convinzione che il divenire sia quella morte, che è l'annientamento di noi viventi, e questa non è un'evidenza empirica, il cielo non dice che ne è del sole, ma è una interpretazione, una teoria che deve fare i conti con altre teorie. Questo era per sgombrare il terreno dall'impressione che questo discorso non solo sia la proprietà di un individuo, ma che sia qualcosa che violenta l'esperienza. E ora qualche impressione sulle preziose considerazioni che sono state fatte. D'accordissimo sul fatto che il linguaggio è violenza. Cacciari sa molto bene che lo continua ad affermare. Il linguaggio è violenza perché la violenza originaria è il volere che qualcosa divenga altro e quindi si strappi da sé e muoia proprio per diventare altro. La violenza originaria è questa volontà che innanzitutto crede che diventare altro sia in rerum natura e poi vuole far diventare altro le cose. La violenza è il volere che qualcosa divenga altro. Il linguaggio fa appunto questo. Vuole che il contenuto divenga un designatum. Attribuisce un segno al designatum. E questo è appunto un volere che il contenuto divenga altro, cioè da un che di per sé è significato, e divenga un designatum. Quindi su questo punto siamo assolutamente d'accordo. Ecco, la faccenda della violenza del divenire, ecco, è bellissimo e giustissimo l'ambivalenza della parola tedesca Gewalt. Però c'è la violenza che fa diventare altro le cose. Ed è, diciamolo tra parentesi, la violenza della fede intesa nel senso più ampio. E se vogliamo dirlo, tra parentesi, la speranza di comporre i dissidi attuali del mondo sulla base della fede non potrà dare luogo che a compromessi, perché là dove le fedi vanno d'accordo dicono lo stesso, ma là dove c'è la specificità della fede, poniamo cristianesimo e Islam, e là la specificità o accetta di eliminarsi oppure si tiene ferma, e allora incomincia la conflittualità tra le fede, tra le fedi, e la conflittualità si sviluppa secondo tutti i modi della violenza del far diventare altro l'interlocutore, l'avversario, il nemico. Il linguaggio è certamente violenza, ma l'apparire, ecco, mi pare che nel discorso di Massimo Cacciari anche l'apparire fosse investito dalla categoria della violenza, se ho capito bene. Anche l'apparire è violenza. Se non ho capito, passo oltre. E mi pare, ecco, allora l'apparire, il manifestarsi, può essere inteso sì come l'incontrovertibilità di ciò che appare, però l'incontrovertibilità di ciò che appare non è il voler far diventare altro ciò che appare. Il voler far diventare altro è proprio delle concezioni fenomenistiche, è proprio della convinzione della fede nel diventare altro. Cioè la fede nel diventare altro che cosa fa?
attribuisce a ciò che non appare, non può apparire perché il cielo non dice che ne è del sole quando è scomparso, e allora la fede dell'Occidente e del pianeta ormai attribuisce a ciò che non appare i caratteri della verità. È formidabile la consapevolezza che la fede cristiana ha di se stessa nella definizione della lettera agli ebrei: la fede argumentum non apparentium, le cose che non appaiono. Argumentum vuol dire la fede è il voler dare valore di verità a ciò che non appare, e voler dare valore di verità a ciò che non è verità, se per verità intendiamo ciò che si deve intendere, e cioè l'incontrovertibilità. Da questo punto di vista c'erano altri spunti, perché sono stati fuori tanti spunti che varrebbe la pena di discutere, ma mi pare che per quanto riguarda l'amico Massimo Cacciari, qualcosa ho detto. Carlo. Ecco, io credo, intanto mi ha meravigliato l'insieme del tuo discorso, che condividerei per tre quarti. Poi, Carlo, in modo un po' perfido, ha letto delle parti di quel mio libro Dicche, che non possono essere capite in questa sede, senza premesse adeguate, senza chiarire cosa vuol dire per esempio apparire infinito. Quindi, per quanto riguarda il tuo bellissimo intervento, peraltro, mi limiterò a dire qualcosa sulla faccenda che mi pare che tu presenti come contraddizione relativamente al sopraggiungere degli eterni. Ma quanto si tratta di capire qui, io credo che una volta o l'altra ci capiremo. Per quanto attiene questo tema, se e poiché tu non hai messo in questione l'eternità degli esseri, e qui l'amico Sini mi concede direi fondamento, il centro, la sostanza del discorso. Se mi concedi l'eternità di ogni essente, per cui questo istante è eterno, è eterno l'istante che immediatamente lo precedeva, per cui basta che uno di noi muova il dito, per cui è già una sala diversa, che è essa stessa un eterno, e così tutti gli istanti che costituiscono il nostro incontro, e così tutti gli istanti pieni di contenuto dell'universo. Dunque, se si concede che il significato, cioè l'essente, è eterno, allora, come diceva giustamente Cacciari, che qui non c'è la follia di chi nega la variazione del mondo. Non si nega il variare del mondo, si nega l'interpretazione malata del variare. Allora, che cos'è il variare? Cos'è questo variare? Se mi concedi che l'essente in quanto essente è eterno, e allora il variare non può essere altro che l'incominciare ad apparire degli eterni, o il non apparire più degli eterni. Quindi qui io non vedrei una contraddizione, posto che tu l'abbia voluta indicare, ma così un pochino come sfondo c'era. Qui non vedrei una contraddizione, vedrei piuttosto la necessità di concludere in questo modo, una volta che si accetta e il variare e l'eternità degli essenti.
Ma appare eternamente anche la negazione dell'eternità degli essenti. Come? Ma appare eternamente anche la negazione dell'eternità degli benissimo, essenti. Benissimo, certo, certo. Ma non solo, ma come è stato detto da Cacciari, l'errore è altrettanto essenziale della verità, perché se la verità non è negazione dell'errore, è fede, è innocenza, così come se il bene morale non è negazione del male morale, è innocenza, non è bontà morale. Ecco. Allora, cosa stavo dicendo? Stavo parlando della... Quindi deve apparire eternamente la violenza del linguaggio che... Questo. Se si concedono quelle due premesse, allora è inevitabile che il variare sia il comparire, lo scomparire degli eterni, ma bisogna capire cosa vuol dire apparire, che non è l'apparire di questo o di quello, ma è la totalità di ciò che appare. Che non appare mai. Non appare mai, come è stato detto giustamente da Massimo Cacciari, nella sua concretezza, ma non nel senso che non ci sia. L'apparire infinito è necessariamente connesso con la struttura originaria del destino, quindi c'è, ma nella struttura originaria appare in modo formale, cioè noi parliamo sì del tutto. E diciamo che tutte le cose sono particolari perché le collochiamo nel tutto, altrimenti non potremmo dire che sono particolari. Una ultima osservazione a proposito di Spinoza, perché altre volte dico solo il fatto che Nietzsche amava Spinoza. Eh sì. Altre volte mi si dice, ma questo non è il discorso di Spinoza. Allora in questo momento mi viene in mente, non vorrei sbagliarmi, ma la proposizione 24esima della seconda parte dell'Etica di Spinoza, la quale dice: rerum ad eo productarum essentia non involvit existentiam, cioè l'essenza delle cose prodotte da Dio non implica l'esistenza. Sì, ma c'è un'altra proposizione che dice che sono necessarie, che non c'è nulla di contingente. Non c'è nulla di contingente, ma nel senso che la sostanza produce necessariamente. Allora il nichilismo ha due facce, una in cui tutto ciò che accade, accade necessariamente, quindi esce necessariamente dal nulla e ritorna necessariamente nel nulla, secondo l'ordine della ragione, cioè secondo l'ordine della sostanza. E poi c'è quell'altro nichilismo che oggi è prevalente, in cui il processo del divenire è contingente, cioè c'è questo incontro nostro, ma sarebbe potuto non esserci. Per Spinoza no, questo nostro incontro incomincia ad essere essentia non involvit existentia, ma è prodotto necessariamente, secondo quanto rileva Massimo Cacciari, ma non necessariamente nel senso che i modi siano eterni. No. Ecco. Oh, e non solo, ma qui... Sono eterni in Dio. Ecco, e c'è in Dio, ma allora anche San Tommaso, anche Sant'Agostino, Suarez, anche in qualche modo Hegel, in tutta la tradizione. E però, ripeto, questa sera in me prevalgono quegli altri sentimenti, non tanto il colloquio da cui ho molto da imparare con gli amici che prima hanno parlato, quanto la riconoscenza, torno a ripetere, per questa serata che mi è stata così
affettuosamente dedicata.